Yes, Juan Romero qui per voi ragazzi. Sono le 7 di mattina, un po' più tardi del normale. Dovevamo fare il fake risveglio e il fake, la fake colazione. Quindi dovevamo aspettare che il nostro regista arrivasse in orario. Quindi alle 5 era un po' estremo. Però vabbè dai, siamo ancora qui. Oggi vedremo un full day of eating, come sono messo a calorie, e siamo intorno alle 3000, e vedremo anche un full day of training praticamente in questo periodo di off season, ovvero lontano dalle gare. Le gare le abbiamo finite a inizio luglio, abbiamo fatto l'ultimo, Parigi-Francia. Vi metterò qua in sovrappensione com'è andata. E abbiamo combattuto per difendere l'onore dell'Italia contro la Francia. E niente, adesso siamo fermi fino a settembre, ottobre. Ottobre perché ci sono i campionati nazionali. E volevo fare gli ultimi campionati nazionali da dilettante per poi passare professionista direttamente quest'anno. Comunque con l'inizio di gennaio. Oggi vi farò vedere la colazione, i vari spuntini, l'integrazione, la parte di cardio, la parte di preparazione atletica. Come dobbiamo fare il primo allenamento ancora, non dobbiamo avere lo stomaco pieno, quindi la prima cosa che faccio la mattina è bere un bel coffee e butto subito dentro l'integrazione. Per spiegarvi un po' come funziona l'integrazione in questo periodo, dopo gli scatti o comunque la parte di corsa eccetera, per andare a aiutare il mio corpo a reintegrare minerali, aiutare la contrazione muscolare, butto dentro gli elettroliti, questi qua di Prozis. Io ve lo assicuro che questo qua è il prodotto migliore che c'è sul sito, infatti è sempre sold out. Oltre al fatto che dopo la corsa o comunque dopo una grossa sudata, quando te lo bevi bello fresco con l'acqua bella ghiacciata, questi qua il gusto limone, una manna dal cielo. E questo è il miglior prodotto che c'è su Prozis, è il più utile. Tutte le persone che gliel'ho fatto prendere ne hanno visto un beneficio, si sentono meno spossate, stanno molto meglio. Anche io ne prendo 2-3 al giorno, quindi vi super consiglio elettroliti di Prozis, li trovate sul sito, sconto Romero 10 se volete per avere il massimo sconto carrello e aiutarmi con una piccola provvigione. Dopodiché non lo farò adesso, ma lo faccio quando faccio colazione e mangio una fonte di carboidrati per una assimilazione migliore. Mi prendo la creatina monoidrato, questa è gusto Coca-Cola, anche perché d'estate sempre per aumentare l'introito idrico, per rimanere belli idratati, me la bevo con l'acqua fresca, sembra veramente di bere Coca-Cola, quindi anche questa la Clear monoidrato e creatina, ve la consiglio. Dopodiché per quanto riguarda l'integrazione, mi faccio sempre un grammo di vitamina C, due pastiglie da 500, masticabile, comodo, veloce. È buono. E poi integro subito dopo il caffè Z magnesio B6, quindi zinco, magnesio B6. E poi mi sto facendo un periodo in cui mi prendo un po' di taurina per aiutare un pochino l'energia. Mi faccio due capsule di taurina. Tutti questi integratori e tutti gli integratori che vedrete nel video li trovate sempre sul sito di Prozis. Con il mio sconto avrete sempre il 10% di sconto, oltre che dei regali in base al periodo. Niente, grazie per il supporto. Ci vediamo nel prossimo allenamento. Adesso andiamo nel mio posto segreto, la cava. E c'è una salita dove io di solito faccio gli scatti per fare ripetute in salita, quindi questa mattina sarà diviso così. Oggi prima di colazione, ripetute in salita, 10-11 scatti, intermittenze di 10-12 secondi a tutta, 30-40 secondi di recupero comunque. Ritorno giù supplesse e poi riparto su a bomba. Dopodiché colazione, ci prepariamo, palestra, sessione di pilometria, preparazione atletica, ritorno a casa, pranzo, si riposa un po' e la sera si va a fare una bella corsetta, poi cena e prenanna. Nella cava è il posto dove vengo la mattina che devo fare gli scatti, perché c'è questa salita qui, non passano macchine, non c'è nessuno che ti possa rompere le scatole, siamo da soli e questa è la mia cava personale fondamentalmente. E niente, adesso andiamo a fare le intermittenze, caldo un attimo, corsetta avanti e indietro, quando mi sento bello caldo prendo e faccio 10 scatti per 3 volte, poi si va a mangiare. Adoro l'odore di sudore e ghiaia la mattina. Let's go.
E questo è il problema di andare a correre quando hai un range, che è tutto elegante, tutto perfetto. Appena tocchi qualcosa riempi di sudore tutto. Ah, focused. Ok, adesso andiamo a fare il primo passo della giornata, ovvero la colazione. Non vedo l'ora. Ci vediamo a casa. Primo passo dopo il primo allenamento, ovvero gli scatti in salita. Belli stancanti. Pensavo solo al pancake che avrei mangiato. Non avevo altro in testa. Abbiamo 300 grammi di albume, 70 grammi di farina d'avena, ovviamente aromatizzata al gusto cappuccino e caramello, solo Prozis, sconto numero 10. Ci mettiamo 80 grammi di banana, già pesata, andiamo a tagliare in pezzettini. E poi andiamo a metterci 100 grammi di mirtilli, belli freschi, che sono quelli che uso anche nel pre-nanna. 80 grammi di banana, 100 grammi di mirtilli, belli secchi. 20 grammi di burro d'arachidi, ovviamente smoothies. Questo qua è il numero uno, cioè non costa niente, ti danno un chilo, per me non c'è niente di più buono, mamma mia. Senti anche come si dice la frenesia di questa parola, un goccio di burro d'arachidi. Ok, abbiamo detto 20 grammi, grassi omega 6, e il tutto accompagnato per avere ancora più carboidrati ad alto indice glicemico ed andare a assumere la creatina, come vi ho spiegato appena sveglio. 35 grammi di gallette, che sarebbero esattamente 2, 4, 5 grammi di gallette, quindi che accompagnerò sempre con un po' di burro d'arachidi, quello vado un po' a sensation. Quindi abbiamo 300 grammi di albume, 70 grammi di farina d'avena, 5 gallette che sono pari a 40 grammi più o meno, più 20 grammi di burro d'arachidi. Oh yes, ora me lo poppa. Finalmente siamo arrivati qua in palestra, adesso vi farò vedere il mio allenamento in off season, che prevede pilometria, preparazione atletica, forza generale e poi facciamo il restante che rimane di tempo un pochino di box per rimanere comunque sempre attivi e per non perdere movimenti. Andiamo. Allora adesso io l'allenamento lo comincio sempre con la pilometria. La pilometria non è altro che un allenamento che racchiude una rapida contrazione muscolare eccentrica e concentrica e serve per avere un controllo di stabilità e comunque un controllo efficiente del proprio corpo. La utilizzano gli atleti di vari sport, sia da combattimento che anche nell'ambito atletico, comunque calciatori, giocatori di basket, ed è proprio un tipo di allenamento che serve per allenare le fibre muscolari del tipo esplosive, le fibre bianche, sia in fase concentrica che in fase eccentrica, oltre che la stabilità negli atterraggi e l'esplosività del movimento, tutto quello che ne concerne. Ok, il primo esercizio della scheda, un drop jump con due salti ravvicinati e un ultimo salto in atterraggio. Da qua appena c'è il tocco del pavimento devi esplodere bene sulle gambe, fare un doppio salto e andare a stabilizzare l'ultimo salto senza perdere l'equilibrio, addominale e gambe belle in contrazione. Ok, secondo esercizio, dopo il drop jump abbiamo un salto esplosivo, sempre per l'attivazione delle gambe addominali, comunque il core, per l'esplosività e reattività delle gambe. Salto da seduto su un livello più basso, sopra un rialzo di non so quanto sarà qua, un metro e passa. Il tutto deve essere il più rapido possibile, quindi il passaggio che c'è dal stare seduti all'esplosività delle gambe, oltre l'atterraggio che deve essere sempre stabile, deve essere il più rapido possibile. Secondo esercizio di pilometria abbiamo lo skater jump, che non è altro che un salto continuo a una gamba e atterraggio a una gamba, dove l'importante è sempre atterrare stabili e controllare sia l'atterraggio che la fase di spinta iniziale del salto. Dopo la parte di pilometria siamo arrivati alla parte di esplosività, dopodiché ci manca resistenza e forza generale. Nella parte di esplosività abbiamo slam con palla da 10 kg, movimento di rotazione, bam, bam, quindi core, addominale, gamba, cerco di andare come a bucare il pavimento. Secondo esercizio, slam sul muro, però con contromovimento, quindi attivazione del core, contromovimento e più vado a esplodere con la palla, quindi contromovimento, bam. Lancio la palla, propedeutico come fosse un colpo della box, comunque un colpo pugno, invece lo slam vado a lavorare proprio con il core, la rotazione del bacino, così da rinforzare il movimento e si riesco a bucarlo ancora meglio. Piccolo problema tecnico, siamo dovuti andare sul pavimento più rigido perché il ring probabilmente lo buttiamo veramente. Pausa, sempre 40 secondi più o meno, mantenere il battito
non troppo alto, fallo tornare VM 80-85, poi bam. Però in questa preparazione atletica non è importante quanto pesa, ma quanto esplosivo riesco a fare il movimento. Off season significa non rimanere col culo sopra il divano. Off season significa migliorare quello che fino adesso hai visto che è indietro. Quindi l'off season è solo un tempo che hai per essere meglio. Keep improving. Serie di vuoto tecnico, provando le schivate, provando i movimenti laterali, cambi gli angoli, pivot. Adesso facciamo 5 round di sacco, lavoriamo prima con un braccio, poi con l'altro, proviamo combinazioni, poi abbiamo gli addominali e finish for oi. Siamo arrivati finalmente all'ora del pranzo, che consisterà in 150 g di couscous, 200-250 g di verdure miste tra melanzane e zucchine, 10 g di olio evo e i fiocchi di latte. Tendenzialmente io il pranzo lo faccio sempre al lavoro, quindi mi porto via la mia solita schiscetta e lo mangio lì, per una questione di comodità perché ho tutti gli appuntamenti del lavoro. Guarda qua, only vegetariano, no carne, no pesce, solo vegetali e proteine. Oh yes! Finalmente siamo arrivati al momento della cena, che consiste in viadina romagnola all'olio extravergine d'oliva. Pac. Ne mangeremo due, ognuna da 100 grammi. Una parte con la ricotta e dell'hummus e una invece con il grana. E per dargli un po' di morbidezza ci mettiamo un bel pomodorino. E ovviamente da dividere in tutte e due mettiamo una bella tagliata vegetale. Straccetti di soia, questi della Lidl sono una bomba. Vi metto qua in alto i macro come tutti gli altri pasti. Ci vediamo per il frenanna e vediamo quanto siamo arrivati col calcolo delle calorie giornaliere. Oh yes, e finalmente siamo arrivati alla fine di questa lunghissima giornata. Siamo qua con il nostro pre-nanna. Consiste in 250 g di yogurt greco, 30 g di proteine vegetali gusto speculus di Prozis, 15 g di burro d'arachidi e 20 g, 24 per esattezza, di cioccolato fondente. Questo è l'ultimo mio pasto della giornata, per un totale di 3.264 calorie, 403 grammi di carboidrati, 209 di proteine e 91 grammi di grassi. Questa è la mia dieta in off-season, la mia dieta tutta full vegetariano. Sono vegetariano da quasi un anno più o meno, mi trovo benissimo e volevo condividere con voi questo mio percorso attuale. Se vi è piaciuto il video commentate, iscrivetevi al canale per non perdere altri aggiornamenti. Ho iniziato la collaborazione con mio fratello Renzo, Steven Renzo, che è dietro la telecamera, e insieme mi aiuterà a portare un bel po' di contenuti sul canale. Ci vediamo al prossimo video e se vi piace la roba, se vi piacciono i contenuti e se volete sostenermi, vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi se non lo siete fatti, perché innanzitutto è gratis ed è un bel modo per sostenermi. Alla prossima ragazzi!